collegarsi all'area riservata un IPV ed accedere inserendo le proprie credenziali di Ateneo, codice fiscale e password dei servizi di Ateneo. Una volta eseguito l'accesso, selezionare il menu a tendina in alto a destra. Qui selezionare Conseguimento titolo e poi ancora Conseguimento titolo. La prima schermata che il sistema propone è una tabella riassuntiva relativa ai dati dello studente. Scorrere la pagina fino in fondo e selezionare Registrazione, Accesso ad Alma Laurea e cliccare nella schermata successiva, Registrati su Alma Laurea. Compilare il questionario laureandi nella piattaforma Alma Laurea. A conclusione della compilazione in Alma Laurea, accedere con un nuovo login all'area riservata. Selezionare nel menu a tendina Conseguimento titolo. Cliccare Domanda Conseguimento titolo. La schermata che il sistema propone è una tabella riassuntiva relativa al processo in atto. Scorrere la pagina fino in fondo e selezionare Conseguimento titolo. Il sistema mostrerà gli appelli di laurea disponibili. Nella tabella degli appelli disponibili, nel campo Dettaglio, cliccare Visualizza per verificare le scadenze. Scorrere la pagina fino in fondo e cliccare Torna alla scelta Appello di laurea. Selezionare l'appello di laurea interessato e cliccare Avanti. La schermata che il sistema propone è Controlli propedeutici alla domanda conseguimento titolo. Cliccare Avanti. Verrà mostrata una tabella riassuntiva per verificare le condizioni inserite nelle pagine precedenti. Se le informazioni sono corrette, cliccare Avanti. Il sistema chiederà quindi i dati relativi alla tesi. Compilare tutti i campi obbligatori. Avanti. La finestra successiva propone l'inserimento del relatore ed eventuali correlatori. Nel campo Azioni, cliccare Aggiungi. Scrivere solo il cognome del docente e cliccare Avanti. Nella tabella proposta, selezionare il relatore. Cliccare Avanti. Nella schermata successiva il sistema propone di inserire eventuali correlatori. Cliccare Aggiungi se di interesse. Cliccare Avanti. Verrà mostrata una tabella riassuntiva dei dati inseriti. Una volta verificata la correttezza di quanto inserito, scorrere la pagina fino in fondo e cliccare Avanti. Il sistema propone un ulteriore controllo dei dati. Scorrere la pagina fino in fondo e cliccare Completa domanda conseguimento titolo. Nella schermata successiva, Riepilogo domanda di conseguimento titolo, il sistema permette varie azioni, tra cui la modifica della domanda, la stampa della stessa e la possibilità di annullarla. La procedura relativa alla presentazione domanda conseguimento titolo è conclusa. Cliccare Torna alla bacheca. Menu Segreteria Pagamenti sarà fatturata la tassa relativa alla domanda di conseguimento titolo. Per completare il processo con l'upload dell'elaborato di tesi in PDFA, eseguire l'accesso all'area riservata e selezionare nel menu a tendina
conseguimento titolo. La schermata che propone il sistema è bacheca conseguimento titolo, dove è possibile in ogni momento verificare lo stato della domanda se presentata, confermata o annullata. Scorrere la pagina fino in fondo, nel riquadro riepilogo tesi e cliccare procedi con il processo di completamento tesi e successivamente cliccare completamento tesi. Verrà quindi chiesta conferma dei dati tesi inseriti all'atto della compilazione domanda, conseguimento titolo. Verificare la correttezza e cliccare Avanti. Selezionare nuovamente Avanti nella schermata successiva di Conferma completamento tesi. Nella schermata di Gestione allegato definitivo tesi sarà necessario cliccare Aggiungi nuovo allegato. A questo punto inserire il titolo definitivo della tesi e cliccare Seleziona file per inserire l'allegato in PDFA cliccare Avanti. Nella schermata Gestione allegato definitivo tesi cliccare ancora Avanti. Verrà quindi mostrato il riepilogo definitivo. Cliccare Completa tesi. Nell'ultima schermata, Riepilogo tesi, il processo è concluso.